Fiorello a Pescara per una 3 giorni a teatro con il suo spettacolo L'ora del Rosario in scena al Teatro Massimo. E questa mattina il mattatore ha deliziato alcuni cittadini ignari facendosi trovare in giro per la città con la sua tipica verve. Chissà cosa avrà pensato la signora che al bar del comune si è vista preparare e servire il caffè da un comico capace di fare sempre grandi numeri. Buongiorno signora, Disponibile e solare, sempre pronto allo scherzo, Fiorello incontra il sindaco Marco Alessandrini e si ferma a ricordare della sua visita a Pescara ai tempi del karaoke, la trasmissione TV che lo consacrò al grande pubblico. Nessuno di noi poteva immaginare che fu la prima volta che capimmo che stava nascendo un grande successo. Qua, 11 anni adesso. E avevamo l'impianto per 1000 persone. Lo ricordo. Sicurezza per 1000 persone, transenne per 1000 persone. 20.000, voi eravate ragazzi. E poi, in tempi di social, Fiorello saluta tutti, annuncia un giro per la città e inizia a postare foto. Cittadini avvisati, da oggi a mercoledì, chissà che non vi ritroviate in uno sketch dell'amato Rosario Fiorello. Io adesso vado a immortalare la vostra bella Pescara. Benissimo, sinceramente ci farebbe piacere ospitarti anche adesso, però immagino che non voglio un sacco di foto. Guarda, ho già postato una foto.